volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino. Ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me. Torno presto. Lo scorso 3 dicembre Nadia Toffa aveva affidato alla pagina Facebook del programma le prime parole dopo il grave malore che l'ha colpita a Trieste. Oggi il settimanale Chi ha pubblicato le prime immagini della Iena dopo il dramma che, 3 settimane fa, ha fatto temere per la sua vita e l'ha costretta a un breve ricovero in ospedale. La popolare inviata delle Iene è tornata a casa, si legge sul settimanale diretto da Antonio Signorini, e sembra essersi perfettamente ristabilita. La Toffa si era sentita male nella hall dell'hotel Vittoria ed era stata immediatamente soccorsa. Una patologia cerebrale, che l'ha colpita, l'ha costretta al ricovero d'urgenza in prognosi riservata all'ospedale di Cattinara e, poi, a sostenere un viaggio in elisoccorso fino al San Raffaele di Milano. Le immagini, pubblicate in esclusiva da Qui, mostrano la presentatrice bresciana mentre, sorridente e apparentemente di ottimo umore, va dal parrucchiere nel centralissimo corso 22 marzo accompagnata dalla madre da un autore delle Iene. Dopo una veloce messa in piega, si legge su Chi, Nadia è tornata a casa senza più il cappellino da baseball con cui era arrivata al negozio. Nei giorni scorsi, durante la trasmissione, i conduttori delle Iene Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani avevano raccontato quei drammatici momenti che hanno travolto l'intera redazione di Italia 1. Quando è arrivata al pronto soccorso abbiamo appreso che si trattava di codice rosso, avevano spiegato, ci si è gelato il sangue addosso, non sapevamo più che pensare. Erano rimasti in ansia finché non gli era stato detto che la Toffa si era svegliata e stava meglio. Abbiamo ricominciato a respirare e ci siamo emozionati, avevano spiegato le tre Iene in apertura di puntata. Nemmeno in quei momenti, però, la 38enne bresciana aveva perso il suo